Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi facciamo il video dei preferiti del periodo. È un po' che non lo faccio, e quindi vi faccio vedere, diciamo, le ultime cosine che mi sono piaciute. Un po' varie, un po' random, diciamo. Allora vi dico, parto subito con musica. Quindi canzone preferita del periodo e film. Allora, canzone preferita è quella di Fabri Fibra con i De Giornalisti, Pamplona, lo so, è commerciale, però a me piace e la sento dovunque, quindi mi piace molto. Poi film, ho visto l'ultimo che ho visto al cinema, Wonder Woman, mi è piaciuto tantissimo. E io amo i film della Marvel, amo questo genere, diciamo, di film con supereroi. Ho visto io tutti quelli degli Avengers, Batman. L'unico che non mi piace tanto della serie è Spider-Man, perché boh, non mi piace come personaggio, diciamo, Spider-Man. Però gli altri, Captain America, l'ho visti tutti e mi piace molto, mi piacciono molto. Quindi questo, musica e film. Poi passiamo alle cose materiali, mi sto guardando intorno perché non so da dove partire. Allora, partiamo da un paio di occhiali che ho comprato recentemente su internet. Sono della Super, non so se conoscete questa marca, io è già il terzo paio che ho di questa marca qui. Mi piace molto perché, allora, la marca si chiama RetroSuperFuture.com, se volete andare a vedere. E fa degli occhiali molto particolari che non costano tantissimo, poi dipende ovviamente dal modello, e sono buoni perché hanno, aspettate che sto tentando di spostare, ecco, altrimenti mi vedete storta, non costano molto, hanno delle lenti molto buone perché hanno delle lenti Zeiss. E questi sono quelli che ho preso io in particolare. Vedete, sono così tartarugati, hanno questo, i profili in oro, hanno queste stecchette, vedete, molto molto fine e molto leggere, perché volevo un paio di occhiali leggeri per l'estate e mi piacciono tantissimo. Mi piace molto la forma, mi piace tanto, a me piacciono gli occhiali grandi. E non so se magari vi può interessare. No, qui non c'è il modello. Nel caso, magari se lo ritrovo ve lo metto giù nell'info box linkato. Comunque io li ho presi sul sito a pochissimo perché credo che sia un modello vecchio, mi sembra del 2014. Credo che loro abbiano, magari me li tolgo, credo che loro abbiano ancora delle rimanenze in negozio, e quindi credo che per questo motivo, siccome probabilmente è un modello che non fanno più, perché io poi sono andata sul sito e c'erano solo questi di questo modello, magari è andato fuori produzione, hanno ancora delle giacenze e quindi per questo che il prezzo è comunque basso. Io li ho pagati 50 euro per, diciamo, un occhiale buono, perché veramente sono buoni. Io vi ho detto, non sono non è il primo modello che ho, ma ne ho anche altri, quindi vi dico che veramente la lente è buona e l'occhiale è di qualità, anche la struttura, perché comunque io, se le lenti non sono buone, mi danno subito fastidio, non posso assolutamente comprarmi occhiali dai Marocchini, da H&M, da Zara, perché comunque mi danno fastidio le lenti, quindi sono particolarmente sensibile. E quindi per questo, per dirvi che comunque veramente sono buoni. E quindi li ho pagati 50 euro con 8 euro di spedizione. Mi sono arrivati in un paio di giorni. E quindi, se volete andare a dare un'occhiata al sito, andate, perché secondo me sono veramente occhiali buoni. Ecco, poi se magari li trovate come me in super sconto, super saldo, in un ottimo prezzo, insomma, veramente ne vale la pena.
Poi passiamo al... Allora, continuiamo con gli oggetti, diciamo, random così. Ovviamente, borsa preferita del periodo. Ve l'ho fatta vedere in... non nel video precedente, mi sa in quello prima ancora. Il regalo di mio fratello del compleanno. La sto sfruttando tantissimo. Mi piace da morire e c'entra tutto dentro. Vabbè, adesso... Insomma... Vabbè. Avete visto quello che non dovevate vedere, ma insomma, ci sono tante donne come me. E l'unica cosa che mi piace da morire, ovviamente, essendo un colore chiaro, io per quello che non ho mai comprato borse chiare, proprio perché mi dà fastidio se si sporcano e si macchiano. Non so che cosa sia successo. Guardate dietro, vedete che qui si è leggermente macchiata di nero e anche un po' qui sopra. Ho letto un po' su internet rimedi per pulire la pelle, eccetera, eccetera, e ho trovato, vabbè, a parte il solito latte detergente che non ho e che probabilmente dovrò comprare solo ed esclusivamente per pulire la borsa, e diceva anche di utilizzare il latte vaccino. A me non ha fatto nulla, ho utilizzato il latte vaccino, ho utilizzato una mia amica mi ha detto le salviettine, quelle dei bambini che sono molto delicate, ho provato e non è successo niente. Scrivetemi giù nei commenti se magari voi conoscete dei rimedi infallibili e appunto non molto aggressivi per poter pulire la pelle, perché a me... Questo alone così scuro così dà veramente fastidio. A parte che sta all'interno e va bene, però comunque mi dà fastidio perché io sono veramente una malata per le borse. E quindi andare in giro con la borsa sporca è una cosa proprio che non sopporto veramente. Quindi se avete dei rimedi, scrivetemeli nell'info nei commenti. Grazie, ve ne sarò veramente molto grata. Allora, passiamo al make-up. Make-up ho tre cosine di preferiti. Allora, la prima è l'eyeliner di Kat Von D, l'ink liner in Trooper. Io questo l'ho preso in un kit preso da Sephora, dove c'era questo eyeliner, che è il classico ovviamente, cioè il suo eyeliner. Penso uno dei best seller di Kat Von D. E poi c'era anche una mini tinta labbra, sempre di quelle sue, che diciamo, poi quando vi farò comunque il video delle tinte, magari ve ne parlo. Non è che mi ha entusiasmato molto, nel senso il colore è molto bello, però a me secca subito le labbra. Comunque, l'eyeliner mi è piaciuto da morire, è super scrivente, super nero, resiste tutto il giorno, si strucca facilmente, ha un tratto scorrevolissimo anche per me che sono negata, quindi se siete negate come me con l'eyeliner ve lo straconsiglio. Ovviamente la full size ovviamente costa, perché comunque costa, però... secondo me vale la pena spendere quei quanto 20 euro, una cosa del genere. Quindi a me questo è piaciuto e sta piacendo molto. Un'altra cosa che mi sta piacendo molto è questo sempre mini taglia di mascara di Smashbox che si chiama X-Rated Mascara Volumateur e ha questo scovolino qui. E mi piace molto perché fa delle belle ciglia e queste sono, insomma, ce l'ho su adesso. E l'unica cosa che non mi piace molto, ma che non riesco a capire se è perché è nuovo oppure se è proprio la formulazione, è appunto la formulazione. Cioè, nel senso, per me è una formulazione un po' troppo liquidina. Preferisco le formulazioni un po' più intense anche perché danno anche più volume alle ciglia e quindi non so se è una questione del fatto che comunque l'ho aperto adesso e quindi si deve seccare un pochino o se è una formulazione che rimane così. Se si secca un pochino sono contenta, se è una formulazione che rimane così un po' meno, però comunque è un buonissimo mascara, lo sto sfruttando tantissimo.
e quindi mi piace molto. Sinceramente non so la full size quanto costa, perché questo l'ho preso, me l'hanno regalato alle profumerie La Gardenia, perché sono andata con mia cognata a fare una sessione di trucco e quindi mi hanno regalato la pochettina di Smashbox con questo all'interno. Non credo che costi poco, penso su una ventina di euro. Ultimo preferito beauty è questa palettina qui, che mi è stata un po' sporca, scusate, che mi è stata regalata, mi è stata portata da mio fratello dall'America, da Miami, e è la I Heart Caviar Color Inspired Edition di Laura Mercier. E vabbè, innanzitutto io ovviamente non me l'aspettavo che mi avessero riportato una cosa del genere. Ragazzi, è favolosa, veramente veramente bella. Io non so se Laura Mercier potete trovarla in qualche sito che spedisce anche in Italia, ma credo di sì. E allora guardate che palettina, è una palettina abbastanza compatta, solida, in finto, spero, pitone, ed è favolosa, cioè veramente. Se riesco ad aprirla, magari è veramente bella. Vabbè, qui c'è lo specchione che, tra l'altro, ha ancora la pellicola perché non l'ho ancora tolta. E ha dei colori bellissimi. Scusate, l'unica cosa è che sono un po' polverosi. Però hanno una scrivenza favolosa. Io oggi ho su questo. Questo qui, che è un marrone caldo stupendo, sfumato nella piega con questo qui, e poi con, no, scusate, con questo, giusto? No, con questo, ho detto una stupidaggine, scusate, con questo qui sfumato nella piega e poi questo qui nell'arcata sopraccigliare, qui per illuminare un pochino. Stupenda, ci sono, vi dico, 1, 2, 3, 4, sono 6 shimmer e 6 matte, tutti i toni ovviamente naturali. Potete fare tranquillamente un trucco da giorno come trucco da sera, uno smoky, una cosa luminosa, una cosa totalmente opaca, una cosa. Sono veramente belli, scriventi e che tengono tutto il giorno. Ecco, l'unica cosa, sono un po' polverosi. Però ci si può passare tranquillamente sopra. È veramente un'ottima palettina. Credo che costi parecchio, perché qui c'è scritto 55 dollari. 55 dollari anziché 96, dice, cioè il valore dice che è 96, ma questo qui costa 55 dollari. E non so, ripeto, se potete trovarla su internet. Se magari andate in America e volete provare a sbocciarla, provatela, perché è veramente una palettina molto bella, bella e anche valida. Ottima. Poi passiamo alla skincare. Allora, skincare anche ho qualche prodottino, scusate, lo sto prendendo, arrivo. Sì, allora, della skincare ho tre prodottini. Mi sta piacendo tantissimo la crema per il viso di neve, la crema eterea, idratante protettiva per pelli grasse. Mi piace molto, la sto utilizzando adesso perché è molto leggera, molto fresca, ha un buonissimo odore e tende, diciamo, a non lucidarmi molto il viso, soprattutto con questo caldo, perché io già d'inverno mi lucido, figuratevi adesso con 30.000 gradi. E la crema eterea, sì, con olio di riso, emolliente addolcente e acido fitico in forma salina, olio di jojoba, filtri UVA e UVB per proteggere dai raggi solari. Mi piace tantissimo e la sto usando molto. Poi, sempre per quanto riguarda la skincare, mi sta piacendo tantissimo l'acqua di luna, che è questo tonico per il viso di Lush, con tea tree, pompelmo e ginepro per purificare la pelle grassa o mista, che così diventerà chiara e limpida come la luna. Sono 100 grammi e costa sui 7 euro e qualcosa, mi sembra. Ha un profumo
Molto buono, a me piace molto. Io lo spruzzo, ovviamente lo uso come tonico dopo la detersione e lo struccaggio, ma lo uso anche la mattina dopo essermi lavata il viso. Però ogni tanto me lo porto in giro e me lo spruzzo proprio da molto lontano, anche per rinfrescarmi, perché mi piace tanto, dà questa sensazione di freschezza col pompelmo, col tea tree. E poi noto che, non so se è questo o non so quale altra strana diavoleria, però noto che mi tiene un po' più la pelle, nel senso me la rende meno lucida. Sicuramente sarà anche diciamo la combinazione di vari fattori che me la rende meno lucida, probabilmente, però secondo me questo mi aiuta molto. Ultimo prodotto skincare è contorno occhi idratante, questo qui dei Provenzali, azione rigenerante all'olio di rosa moscheta, effetto sguardo luminoso, biologico certificato, vegan, credo che sia. Testato per i metalli pesanti, nickel, cromo, cobalto, vabbè, insomma, sicuramente ne avete sentito parlare, l'avrete provato perché è famosissimo. Io l'ho comprato per la prima volta adesso perché a me non piace il profumo della rosa. Però ho detto, dico, sai che c'è? Costa poco, ne ho sentito parlare bene, avevo finito il mio contorno occhi e dico, io lo provo perché magari rosa moscheta non ha lo stesso odore forte della rosa normale. Ed effettivamente è così, anzi, vi devo dire che questo, la rosa moscheta come odore, ha, diciamo, sempre, ricorda sempre comunque la rosa, però è più speziato. E non è proprio la rosa quella pesante che io odio come odore, veramente non, è proprio uno degli odori e dei profumi che non mi, cioè, che proprio odio e mi fa venire proprio la nausea. Invece questo qui, poi col fatto che comunque alla fine è una cremina che voi mettete sotto gli occhi, quindi fate così, la mettete qui sotto, non è che si sente molto l'odore. Quindi mi sta piacendo molto, costa una stupidaggine, lo trovate dappertutto e penso che proverò a comprarmi anche la crema viso quando ho finito, diciamo, le mie in uso. Perché secondo me è molto valida. Poi, ovviamente, se mi darà fastidio l'odore troppo della crema, perché comunque la crema la sentite di più sul viso, lo regalerò. La regalerò a qualcuno. Allora, ultimi due prodottini preferiti del mese: sono due prodotti del mese, del periodo. Sono due prodotti per i capelli. Come vedete, li ho tagliati, sì, ebbene sì ragazzi, non mi do pace. Da quando ho aperto il canale praticamente ho cambiato colore, taglio, di tutto di più, però dopo l'ultima schiaritura che avevo fatto erano diventati veramente stoppa, proprio stoppa, stoppa, e li ho dovuti tagliare così corti proprio per rimediare perché erano veramente, veramente rovinati. E quindi li ho dovuti tagliare, dico, col fatto dell'estate comunque fa un caldo allucinante, dico, colgo l'occasione e li taglio e sono contenta di averli tagliati perché adesso sicuramente sono anche molto più sani. L'unica cosa è che non li ho voluti ovviamente tagliare tanto corti perché poi avevo paura di pentirmi e solo che sento caldo pure così. Cioè, non ce la posso fare, perché? Ma sento caldo solo io? Vi prego, ditemi che sentite caldo anche voi. E quindi, ecco, adesso li ho sciolti per farveli vedere e anche perché ho la santa aria condizionata accesa, perché altrimenti sarebbero stati tirati su nella solita crocchia, perché ho veramente veramente troppo caldo. Infatti mi era presa un po' il matto e ho detto, dico, adesso li taglio ancora più corti, però non lo voglio fare perché poi arriva l'inverno e quando vi ritorna quella mezza lunghezza io poi veramente do di matto. Quindi ho detto, li taglio comunque, ecco, che appoggiano le spalle, perché così almeno quando arrivo, che rientra l'autunno, quindi intorno a ottobre-novembre, mi sono già un po' cresciuti e non divento scema. Chiudiamo questa parentesi e quindi vi volevo far vedere due prodotti che sto usando adesso e che mi piacciono molto per i capelli.
Uno è questa crema ristrutturante allo yogurt, la marca si chiama Noa For Your Natural Beauty, mai sentita, non credo che sia bio, credo che abbia alcuni ingredienti naturali dentro. Io l'ho trovato al Ticotà, non so se questa marca ce l'ha qualche altra, diciamo, catena, qualche altro negozio. Hanno anche shampoo, comunque hanno tante cose per i capelli di questa linea. Io mi ci trovo benissimo. Ha un odore favoloso. Come vi posso dire? Non saprei spiegarvelo, tra lo yogurt, perché sa proprio di yogurt, perché credo che ci sia proprio all'interno. Ve lo dico, è acqua, alcol, no, ovviamente non è proprio bio perché ci sono un sacco di schifezze dentro. Acido citrico, c'è lo yogurt, è diciamo tra gli ultimi ingredienti, però comunque c'è, sicuramente sarà in minima parte, però ragazzi, l'odore si sente proprio. L'odore dello yogurt è un balsamo, che vi lascia i capelli morbidissimi, cioè voi non avete idea, lisci, setosi, che vi scivolano proprio, vi sguisciano tra le mani e mi piace molto. Impacco per capelli secchi, fragili e opachi. Prodotto professionale senza siliconi, parabeni, paraffina, oli minerali, DEA e SLS. È made in Italy, leggo, formulato e fatto in Italia. Sono 250 ml, mi sembra di averlo pagato sui 5 euro, credo. Volevo vedere se c'era, ecco, se vi interessa, magari se non avete un tico da vicino. Il sito è noaforbeauty.com, quindi Noa con l'H finale, forbeauty.com. Magari spediscono, non lo so, col fatto che comunque dovrebbe essere un brand italiano, sicuramente spediranno se hanno lo shop online. Veramente buono. Quando torno da Dicotà vorrei provare anche qualche shampoo e qualche altra, diciamo, una maschera invece che il balsamo, perché mi sta piacendo tantissimo, quindi voglio provare altre cose di questa marca. Non costa molto e mi piace. Ultimo prodottino che avrete visto e rivisto, comprato e ricomprato, stracchiacchierato su YouTube, e è questa crema qui di Adorn, che è crema Ricci anticrespi. Allora, scusate l'interruzione, ma come al solito mi suona mio nipote sempre quando non deve. E quindi stavo parlando dell'ultimo prodotto preferito e ovviamente è la crema Adorn, crema Ricci anticrespo, Ricci senza capricci. A me piace, l'odore è favoloso, vi lascia questo odore, perlomeno almeno a me me lo lascia anche sui capelli e una volta asciutti. Ora non l'ho provata ancora asciugandoli con il phon, l'ho provata solo asciugandoli all'aria, me li lavo. Niente, tutti oggi, citofono, telefono, tutto quanto, tutto adesso. Niente, allora, stavamo parlando della famosa crema Adorn, vediamo se riusciamo a concludere questo video. E quindi vi ho detto, io per il momento l'ho usata solo asciugando i capelli poi all'aria, non usando il phon o il diffusore. Domani voglio provarla con il diffusore, asciugandoli poi con il diffusore e magari poi vi faccio sapere del risultato. Comunque a me piace molto. Ovviamente questa crema credo che sia studiata per ricci senza capricci, per chi fondamentalmente è riccio di natura, ovviamente. Io sono liscia come gli spaghetti, quindi mi viene un effetto un po' mosso, ma ovviamente non mi vengono i ricci perché non ce l'ho e quindi come fanno? Sarebbe una crema miracolosa se mi venissero i ricci. Però per 3 euro quanto costa, veramente non è male, non è male, e soprattutto vi ripeto, a me piace tantissimo il profumo che ha e che vi lascia sui capelli, perché ve lo lascia, si sente proprio.
E quindi niente, questi sono tutti i miei prodotti preferiti del periodo, prodotti e non prodotti. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se fosse così, spolliciate in su, mettete like, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e vi mando un bacione io. Ciao ciao!